Siamo Chiandini, sono titolare dell'azienda tecnica Vivai di Camposanto. Siamo una fattoria didattica dal 2018, siamo un centro estivo. Dal 2022 siamo aperti con l'esperienza dell'agriturismo, utilizziamo i nostri prodotti coltivati chilometro zero, grani antiche, basso tenore di glutine, legumi, tutto quanto in biologico. Crediamo molto nel nostro progetto, anche nel nostro centro estivo i bimbi che vengono mangiano tutti i nostri prodotti, vengono lavorati direttamente sul posto, a parte le ferme che facciamo macinare a pietra. E a Memoria Festival siamo venuti a riproporre le nostre ricette tradizionali, diciamo riproposte, mi ripeto, con i nostri materiali, quindi farine che sono poco forti, sono più digeribili, sono un po' più grezze, assorbono molto meno l'olio, sono un po' più scure, però il gusto e il sapore è totalmente diverso da quelle che attualmente si trovano in commercio. Cerchiamo un attimo di dare insomma l'idea del vivere sano in un ambiente da noi, c'è un parco di 30.000 metri, quindi tutti i 3 ettari di verde, immerso nel nostro parco, nel nostro giardino. Noi siamo giardinieri di tradizione, quindi è il nostro lavoro, e conseguentemente diamo un servizio di questo tipo. Mangiamo bene in un posto dove si sta bene, in un posto così. Siamo nella bassa dell'Emilia, siamo a Modena, siamo nella bassa di Modena. Da noi potete trovare le frittelle di farro, le zucchine, fatte con parmigiano reggiano 24 mesi, i nostri gnocchini fritti e le nostre tigelle fatte con dei grani antichi del tipo Autonomia B, dei grani teneri, le crostate fatte con le nostre farine di orzo e i nostri primi, quindi maccheroni, tortellini, tortelloni, tutto quello che volete.